Allora, volevo parlare della trappola della propaganda del neoliberismo. Allora, oggi sono andato per prendere una provetta per fare uno screening medico, quelle cose che mi mandano a casa. A un certo punto ci sono... Allora, vi premetto che sto a Corviale e quindi c'è molta gente che ancora crede che esiste una sinistra che difende i diritti dei lavoratori e che con punto di posizione sia fascismo, comunismo. Io credo che sia una visione della vita, sia una visione della società in cui il neoliberismo, cioè la privatizzazione, rendite finanziarie, potere delle banche e adesso fare un lungo discorso su quello che sia il neoliberismo. C'è un libro che vi consiglio, Shock Doctrine. E con lì facevano con Salvini. Ora, prima di tutto Salvini non si occupa, cominciavano a dire no, il mantra che Conte non conta niente, conta solo Salvini. Dipende quando stanno facendo la finanziaria, conta più Di Maio, quando fanno il decreto sicurezza, conta più Salvini. Non conta niente lui, e certo, non potevano mettere uno di questi due partiti perché... e quindi hanno dovuto mettere una terza persona. È la situazione, no? Non potevano fare altrimenti, chiaramente. Il Presidente del Consiglio è quello che coordina le politiche, non è quello che decide, no? Non è il Presidente della Repubblica come c'è in America, non è il re, quindi c'è questa idea che il Presidente del Consiglio debba prendere tutte le decisioni, c'è il nome Presidente del Consiglio, ok, dà l'idea che presiede, ma non è... Certo, ha più voce in capitolo che ogni altro ministro, ma non è il capo in assoluto. Comunque, allora ho detto scusi, ma lei non sa che questa Unione Europea è quella che ci ha costretto a questi tagli, a questa politica recessiva, no? No, no, è Salvini, è Salvini. Dico, vabbè, perché è razzista? Dico, scusi, mi dica in che cosa è razzista Salvini? Giusto? Cioè tu, no, cioè quando le metti, perché io ho detto sei razzista, ecco, difendere i confini della patria, e poi mi hanno detto, ah, non puoi urlare qui, io non sto urlando, parlo ad alta voce perché la signora sta dall'altra parte, però, ma io stavo, ma tu dici queste cose, io le sento, io sono esposto all'ennesima stronzata su Salvini. Vuoi parlare di queste cose? Sai che è un argomento, diciamo, che può dar fastidio, che dà fastidio, perché io mi devo sentire queste cose e io non ho potuto fare a meno di parlare. Ma io tu sei intervenuto, guarda, ma se io stavo a parlare a favore di Salvini ad alta voce, perché non sarei... Ah, dice, no, perché un altro, il fascismo, arriva al fascismo. Io non ho avuto la contezza di dire, guardi, che se c'era veramente il fascismo, voi queste cose in pubblico non le dicevate. Chiaro? Gente non capisce. Cioè l'aspetto economico e sociale che non è il nazismo. E poi c'è l'aspetto di mancanza di libertà e altre cose che sicuramente... Però evocare il fascismo senza sapere neanche che cosa sia il fascismo. Perché se intendiamo come fascismo, dittatura, mancanza di libertà, diciamo che è sempre esistito dagli antichi romani, fascisti romani, è sempre esistito. Si può chiamare dittatura, si può chiamare monarchia, si può chiamare impero. Ma se si usa la parola fascismo, si intende un qualcosa di
di particolare in cui c'era sicuramente l'aspetto mediatico e di propaganda, e mi sembra che l'aspetto mediatico di propaganda dei giornali e dei mezzi di comunicazione di massa, compreso internet, sia per lo più contrario a Salvini, contrario al sovranismo, a quello che chiamano populismo. E a me non mi risulta che quando c'era il fascismo quasi tutti i giornali fossero contro Benito Mussolini e il suo movimento. Quindi paragonare questa situazione storica al fascismo è una balla spaziale, perché non il fascismo era autarchia, qui vogliono fare tutt'altro. Sicuramente ogni movimento ha diversi aspetti e nessun movimento è completamente positivo o negativo. Ci sono aspetti del fascismo, del nazismo, che possono essere chiamati sociali. E possono essere questi aspetti presenti nel comunismo o nel socialismo o forme autoritarie presenti anche nelle cose di sinistra. Quindi per chiamare movimento fascista nel vero senso della parola, e non con un vago termine per dire che cosa ha in comune questo governo col fascismo, perché a me non mi risulta che gente viene imprigionata per quello che dice, non mi risulta che ci siano leggi razziali, risulta che questo governo ha tentato di porre un freno a un'immigrazione non controllata che avrebbe portato e che già sta portando riflessi sociali a livello di come integrarli, che lavoro c'è, se noi abbiamo bisogno di queste persone. E questo non è fascismo, questo è realismo. Ok? E quindi la gente ancora crede che tutti sono d'accordo con loro se stanno in un quartiere, diciamo, popolare. E quindi, ah sì, perché è colpa di Salvini, sì, è colpa, e nessuno può dire niente. Io vorrei una volta ad altra voce cominciare a parlare, di dire cose che non stanno né in cielo né in terra, e vedere se loro non si intromettono, oppure al contrario volutamente parlare bene di Salvini in ambienti radical chic. Premetto che a me non ho votato Salvini e che sono completamente in disaccordo con le affermazioni che ha fatto Salvini in Israele, ma perché io non parto dal presupposto che lui è razzista o che lui ha sempre ragione. Giudico i fatti. Chiaro? Giudico i fatti.